Insomma, per fortuna è andata bene. Oggi è stata una giornata particolare perché è stata sfiorata la tragedia qui a Sottomarina. In pratica all'altezza dei bagni al Polvareno, fra i bagni al Polvareno e i bagni Europa, se la collocazione non è precisissima, perdonateci. In pratica, malgrado il mare, c'è un mare, la giornata è molto calda, ma c'è un vento, un mare molto, molto mosso, molto formato. Malgrado questo, sembra, usiamo il condizionale, che una famigliola, dovrebbe essere una famigliola, un papà e due bambini, erano a nuoto praticamente in quella zona. Si sono trovati in difficoltà da subito. I bagnini, che bisogna fargli un plauso, dei bagni lungomare, il bagnino del bagno arcobaleno, scusate, il bagnino del bagno arcobaleno e i bagnini di Bagno Europa, sono accorsi subito per prestare soccorso, però con le condizioni del mare non ce la facevano più a tornare. È intervenuta la capitaina del porto che li ha salvati tutti e tre, tutti e sei, perché ovviamente c'erano anche i bagnini, però siccome erano ovviamente in stato di shock, non si sapeva se ci fossero disperso. Tanto è vero che è arrivato anche l'elicottero che più volte sorvolava, cercava se ci fossero altre persone. Infatti si è formata, vedete, una folla di persone e c'era anche la paura che questa domenica fosse macchiata da questa tragedia, che onestamente, se ci fosse stata, poteva essere un attimo, adesso, per carità, non per fare polemiche, ma un mare del genere, se è vero che era un genitore con due bambini, se è vero, ci dicono così, effettivamente era una cosa da evitare. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi speriamo che serva di lezione a più di qualcun altro. Grazie, ciao a tutti, ciao ciao.